Salta la tregua tra lauiti e sunniti nel nord del Libano. 4 morti e una 40 di feriti, il bilancio degli scontri scoppiati a Tripoli tra i sostenitori del presidente siriano Bashar al-Assad e le fazioni che appoggiano i ribelli. Gli scontri a colpi di armi automatiche e lanciarazzi sono terminati dopo l'intervento dell'esercito libanese. Sale così a 14 il numero delle vittime nell'ultima settimana. Gli scontri sono scoppiati dopo l'uccisione da parte delle forze di sicurezza siriane di un gruppo di sunniti libanesi e palestinesi che voleva penetrare in Siria per unirsi ai ribelli anti-Assad. A misurare il grado di tensione, la decisione del mufti di Tripoli, Malek Shar, la più importante autorità religiosa della città, di non tornare in patria dopo un viaggio in Europa perché raggiunto da minacce di morte.